anzi qua sorveglianza femminile, quindi tutte. Beh, ma qua ti ho scritto. E sono Susanna Picchi, faccio parte di questa pagina Facebook che ci siamo inventati per ricordare Tony Soligo, che come voi penso ricorderete, insomma, ci ha portato in giro tantissime volte, ha fatto molte conferenze e poi purtroppo è mancato il 10 settembre 2019, se non dico sciocchezze, sì, 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 10 settembre 2019. Quindi noi siamo qui per ricordarlo, perché vi ricordo che lui è nato il 6 dicembre del 50 e quindi ci siamo detti, oltre alla pagina Facebook, facciamo appunto questa chiesetta. E gli interessava talmente tanto che, ecco, questa è una foto che abbiamo scattato a luglio 2019, eravamo in passeggiata con lui perché ci chiedeva di accompagnarlo nell'ultimo periodo in cui appunto non poteva più fare gli eventi, non poteva più accompagnare i gruppi a Venezia, voleva comunque uscire, andare in giro, e in quell'occasione appunto passammo dalla pista ciclabile a Vittorio Veneto, indicò la chiesetta e disse: ecco, venerdì vi porto lì, perché ci sono gli ex voto, eccetera eccetera, e purtroppo quel venerdì non stava bene e quindi non ha potuto portarci, e dopo Lorena vi dirà meglio di cosa si tratta. Quindi questa serata, il dottor Michelin vi parlerà dell'oratorio di Sant'Antonio, o meglio delle opere che sono inserite. Io adesso però, prima di iniziare, passerei un attimo la parola all'assessore Modolo, Serena, qui del comune di San Fior, intanto per ringraziare perché ci offrite questa sala che è bellissima, è talmente grande che ci piacerebbe riempirla, ma purtroppo vedete che siamo pochi, e comunque sì, ci ospitano anche perché loro ricordano Tony Soligo, che ha insegnato a San Fior per una quindicina di anni alla scuola media, e in più ha fatto diversi eventi con voi, credo, no? Anche delle pubblicazioni, ecco, casomai ne parla lei. Le passo la parola, prego. Grazie dirigente, buonasera a tutti, ben arrivati. È un dovere, non solo un piacere, ricordare il professor Soligon, nel senso che tutta la storia culturale, artistica e anche sacra di San Fior passa attraverso le parole del professore. Per fare un esempio, è stato anche il professore di mio fratello, più grande, io sono la terza, ecco, di tre fratelli, e quindi veramente ha toccato tantissime generazioni con il suo sapere e la sua cultura, e quindi è assolutamente un piacere essere qui con voi questa sera, dare spazio ancora a quelle che sono state le sue parole e a magari quelle che avrebbero voluto essere, anche non sono potute purtroppo essere. Quindi io ringrazio l'associazione, o meglio, insomma, gli amici di Tony Soligon che portano qui il suo ricordo, e qui ovviamente saranno sempre i benvenuti. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Ecco, quindi passo a questo punto un attimo la parola a Lorena Gava, che c'è sempre il nostro supporto, diciamo, artistico, chiamiamolo così, prego, per introdurre il tema della serata. Grazie Susanna, grazie a voi per esserci. Noi speriamo sempre che le sedie, come dire, si riempiano, nel senso che ci siano persone, però capiamo un po' il tempo, un po', insomma, tanti fattori. Poi ce lo siamo detti anche tra di noi. Allora, tutti voi siete stati agli incontri di Tony Soligon, le persone venivano per lui, cioè lui era il fulcro, è una persona con la quale io ho condiviso tanti percorsi, tanti itinerari nell'arte, dividendoci poi temi, programmi, ma lui aveva, diciamo, un magnetismo tutto particolare, tra l'altro una preparazione straordinaria, quindi capiamo che poi il vero trascinatore era il nostro Tony. Però ci piace ricordarlo, e ci piace ricordarlo appunto in concomitanza del compleanno, ma ci piace ricordarlo con appuntamenti di cui lui sarebbe fiero e sarebbe molto lieto, sempre
in tema di arte, di storia, perché tutti noi insomma abbiamo gustato il suo, perché era proprio un gusto quello che lui aveva, non era soltanto il sapere, era un qualcosa che passava attraverso tutti i sensi davvero. E ecco, ci piace ricordarlo sempre con delle occasioni culturali, degli appuntamenti, e l'appuntamento di questa sera, e ci sarà un relatore che poi adesso io vi presento, riguarderà proprio l'oratorio di Sant'Antonio. L'avete presente? Perché allora è sulla strada, diciamo, che da San Giacomo di Veglia, quindi a San Giacomo verso Vittorio Veneto, prima dell'emisfero, arrivando da sud, arrivando diciamo da Conegliano. No, vi dico perché io abito a Vittorio Veneto, io credo che tutti i vittoriesi questa immagine ce l'abbiano fotografata e stampata nella testa, negli occhi, nella mente, nel cuore, perché la vedi questa chiesetta passando. Ha una pianta ottagonale, quindi una forma circolare che attira, però io credo che quasi nessun vittoriese sia mai entrato. Lo credo perché ho fatto un'indagine, cioè non sono poi un campione in statistica, ma un'indagine così tra le persone, tutti, ah sì, ah quella sì, ma mai entrata, nessuna mai. Questa chiesa è non bella, bellissima, perché conserva degli ex voto ancora di diciamo di tempi antichi, alcuni risalgono al 1600 e si arriva fino al 1900, sono dei quadretti deliziosi, ma vi dirò di più. C'è anche un progetto che è in fieri di realizzazione di una guida di questa chiesa, alla quale io sto collaborando insieme ad altre persone, insieme anche al qui presente Girolamo Michelin, che poi ci parlerà proprio dei due ex voto più grandi e importanti, e ci ha portato anche la riproduzione, vedete? Queste due tele riproducono i quadri originali che sono all'interno. Però oltre a questi, diciamo, ex voto, ci sono altri, diciamo, altre particolarità, altre presenze che sono degne di attenzione, di considerazione all'interno proprio di questo oratorio. E io adesso passo a introdurre il nostro relatore, che è Girolamo Michelin, autore di questo libro, L'eredità del passato. È un libro molto bello, è un libro, se mi consenti, che intreccia storia, cultura, topografia, geografia, ha veramente fatto poi con una dovizia di particolari, di ricerche, perché sono ricerche d'archivio, quindi dall'archivio diocesano vittoriese all'archivio di Treviso, all'archivio di Venezia, quindi sono tutti dati documentati. Che cosa racconta? Racconta la storia di una famiglia, la famiglia Bertoia, le cui origini partono molto lontane nel tempo. Ci sono tre stemmi dei comuni, di tre comuni che aprono appunto questo libro: il comune di Vittorio Veneto, il comune di Pinzano al Tagliamento e la città di Motta di Livenza. Perché? Perché posso dire che questa famiglia Bertoia è davvero un incrocio di storia e di civiltà e di luoghi. Chi è Girolamo Michelin? Girolamo Michelin è, uno non lo penserebbe mai pensando che questo libro, è un perito enologo, si occupa di vino, è un imprenditore, si occupa prevalentemente di avviare cantine, progettazione di cantine. Se voi guardate il suo curriculum, sono cantine ovunque, davvero, beh, Nord Italia, Centro Italia, ho visto Toscana, Svizzera tanto, quindi davvero una persona legata, diciamo, a questo prodotto della nostra terra straordinario, ma che senza fare, quasi senza sapere, allora ha intrecciato la famiglia Bertoia, questa tua professione, questo tuo amore e cultura per il vino, perché il signor Girolamo Michelin alla fine degli anni 90 acquista
la Villa Bertoia di Motta di Livenza, è vicino al santuario di Motta di Livenza, è una residenza, poi vedremo l'immagine, straordinaria, bellissima. Acquista questa casa, che adesso è diventato Bertoia Michelin, e proprio dall'acquisto di questa dimora prestigiosa nasce l'esigenza di ripercorrere la storia della famiglia che l'ha posseduta, e ripercorrendo la storia trova che è quasi un filo rosso che congiunge, quindi unisce la passione di Girolamo con quella che era una passione davvero documentata dei Bertoia per il vino. E quindi ha creato anche all'interno della dimora un museo, possiamo proprio dirlo, dedicato alla cultura, alla coltivazione del vino, un museo bellissimo, un percorso anche molto suggestivo proprio nella parte della casa dedicata. Quindi un appassionato di vino, di storia, di arte, di cultura, che adesso ci racconterà alcune vicende, diciamo, di questo oratorio, perché è legato alla famiglia Bertoia. La famiglia Bertoia era legata a Celida, infatti quando arrivano a Motta di Livenza continuano a chiamarsi nobili di Celida, e quindi questo lo fa incuriosire, perché dice: ma perché questa, abitano a Motta e continuano a chiamarsi, persino sulla tomba, no? Viene scritto nobili di Celida. Ci dirà Girolamo perché, ma è una storia davvero appassionante. Il libro è piacevolissimo perché ha una pendice iconografica, ha degli approfondimenti, delle curiosità, delle storie che davvero sono molto molto interessanti, che vanno al di là anche della storia di una singola famiglia. Grazie a te, grazie di aver accettato questo nostro invito, e ti ascoltiamo con molto piacere. Grazie. Thank you.